Buongiorno amici, allora andiamo avanti subito col corso Il frigorista top e oggi vedremo i filtri del refrigerante. Perché si usano? Tra gli agenti contaminanti in grado di provocare seri inconvenienti negli impianti frigoriferi a compressione, l'umidità riveste una particolare importanza. La sua presenza è imputabile a varie cause, quali un grado di vuoto inadeguato o insufficiente prima della carica del refrigerante, rabocchi effettuati con olio rimasto a contatto con l'umidità atmosferica, completamenti di cariche eseguiti con refrigerante contenuto in recipienti non essiccati, difetti di tenuta, specie in impianti non previsti per il funzionamento a basse temperature. Le alte temperature associate alla presenza d'umidità danno luogo a vari fenomeni chimico-fisici che causano la formazione di acidi nell'olio di lubrificazione e nel refrigerante. Una volta formati, gli acidi organici dell'olio, reagendo con metalli, favoriscono la formazione di morchie, ossia di grumi vischiosi costituiti da sali metallici insolubili e da grosse molecole d'olio polimerizzato. Allora, amici, leggiamo bene, eh? Polimerizzato, eccolo qui. Allora, molecole d'olio polimerizzato. Le morchie, a lungo andare, oltre a rendere precaria la lubrificazione degli organi in movimento del compressore, possono intasare valvole e filtri con conseguenze facilmente immaginabili. Gli acidi provenienti dalla reazione dell'umidità con il refrigerante sono particolarmente corrosivi, specialmente l'acido fluoridrico. Tali acidi attaccano le superfici metalliche con formazioni di sali cristallini, penalizzando nel condensatore e nell'evaporatore il coefficiente globale di scambio termico, oltre alla vera e propria azione di corrosione. In particolare, nei gruppi ermetici e semi-ermetici si assiste a un fenomeno di deterioramento degli avvolgimenti dei motori elettrici raffreddati per contatto diretto dal gas freddo. Poiché la solubilità dell'acqua nei fluidi refrigeranti in fase liquida è molto ridotta, specie a basse temperature, ne consegue che quando la presenza d'acqua nell'impianto supera i ridottissimi limiti di solubilità consentiti, l'acqua in eccesso si trasforma in ghiaccio, occludendo parzialmente o totalmente le valvole d'espansione termostatica e i capillari. È dunque indispensabile dotare un impianto frigorifero di un efficiente filtro disidratatore sulla linea del liquido. I filtri disidratatori presenti sul mercato sono sostanzialmente di due tipi, a carica sfusa, poco diffusi, e a cartuccia solida. Nei tipi a carica sfusa, formata cioè da prodotti non agglomerati, la massa disidratante è mantenuta pressata da una molla tra due reti metalliche a maglie fini e tra due setti filtranti di vario materiale. Nei filtri disidratatori a cartuccia solida, la cartuccia è costituita da prodotti disidratanti e deacidificanti, adeguatamente dosati ed agglomerati tra loro per mezzo di leganti. L'azione assorbente dell'acqua è così completata dall'azione di neutralizzazione degli acidi eventualmente presenti nel refrigerante e da un'energica azione filtrante. Bene amici, e adesso vedremo la tipologia di filtri. Eccoli qua. Vedete? Tipologie di filtri. I filtri illustrati in questo capitolo sono considerati recipienti a pressione, secondo quanto definito nell'articolo 1.2.1.1 della direttiva 9723 e sono oggetto dell'articolo 3.1.1 della medesima direttiva. Essi sono stati progettati per essere installati su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell'area civile ed industriale che impieghino fluidi refrigeranti appartenenti al gruppo 2, così come definito dall'articolo 9.
Vabbè, bla bla bla, dell'articolo 9.2.2, non vi tedio con le leggi. Amici, ciascuna serie di filtri viene sviluppata per l'impiego specifico su impianti che utilizzano fluidi refrigeranti tipo HFC, in particolare R134A, R404A, R407C, R410A e R507, miscelati con oli POE. Previa consultazione con il produttore, possono essere utilizzati con successo anche in impianti che utilizzino ancora fluidi refrigeranti CFC e HCFC miscelati con oli minerali. Le varie tipologie di filtri esistenti sul mercato si possono riassumere in tre grandi famiglie. 1. Filtri a cartuccia con attacchi a brasare, bocchettone, a passaggio unidirezionale. 2. Filtri a cartuccia sostituibile con attacchi a brasare. 3. Filtri a cartuccia con attacchi a brasare, bocchettone, a passaggio bidirezionale. È così, amici. Allora, adesso vediamo. Filtri a cartuccia con attacchi a brasatura, bocchettone, a passaggio unidirezionale. Praticamente questo qua, amici. Questo è il tipo più comunemente utilizzato su piccoli e medi impianti di refrigerazione e condizionamento, se sporcato o se ha lavorato con refrigerante o olio contaminati e o umidi, deve essere sostituito. Poi abbiamo i filtri a cartuccia. Scusate, amici. Allora, poi abbiamo i filtri a cartuccia sostituibile con attacchi a brasare. Ed è questo qua, amici. Questo è il tipo più comunemente utilizzato su impianti di refrigerazione e condizionamento di taglia media e grande. Il vantaggio di questa tipologia è che è possibile la sostituzione delle sole cartucce filtranti interne con accessibilità dal coperchio flangiato. La sostituzione degli elementi filtranti avviene normalmente dopo 50-100 ore dal primo avviamento per rimuovere le eventuali impurità che non dovessero essere state eliminate con la pulizia iniziale delle tubazioni. Le eventuali seguenti sostituzioni si rendono necessarie il filtro se ha lavorato con refrigerante, olio contaminati e o umidi, o a seguito di rotture o bruciature del compressore. Bene, amici, andiamo avanti. Adesso vediamo, oh, vediamo questo qui, che cioè è il filtro. Filtri a cartuccia con attacchi a brasatura, bocchettone, a passaggio bidirezionale. Questo è il tipo più comunemente utilizzato su piccoli e medi impianti di condizionamento a pompa di calore. Se sporcato o se ha lavorato con refrigerante o olio contaminati e o umidi, deve essere sostituito. La capacità di lavorare con il flusso del refrigerante da ambo le direzioni è dovuta alla conformazione interna dei passaggi. E vediamo qui la figura, amici. Oh, vediamo. Eccola qui. Vedete, bidirezionale. Allora, adesso vediamo operazioni di sostituzione del filtro o della cartuccia filtrante. Poiché non si può disperdere refrigerante in atmosfera, è necessario che durante le operazioni di sostituzione del filtro non vi sia fuoriuscita di refrigerante dal circuito. Per ottenere ciò si deve procedere secondo le seguenti linee guida. Se è possibile, intercettare il circuito frigorifero a monte e a valle del filtro con gli appositi rubinetti. Effettuare le operazioni di recupero del refrigerante contenuto nel tratto interessato. Verificare che il refrigerante contenuto nel circuito non sia inquinato mediante test. Ovviamente, amici, il famoso test dell'acido. Effettuare la sostituzione del filtro delle cartucce. A proposito, amici, ecco qua, vediamo qua degli esempi di cartucce di filtri. Effettuare di nuovo le operazioni di vuoto ed essiccatura del tratto di circuito che è stato interessato dalle operazioni. Per
rimettere in moto la macchina e verificare che l'indicatore di umidità non mostri ancora segni di inquinamento, effettuare eventuali reintegri di refrigerante se necessari. Se non è possibile intercettare il circuito, si deve procedere alla vuotatura del circuito seguendo le apposite procedure. Il recupero del refrigerante contenuto è possibile soltanto a condizione che esso non sia stato inquinato seriamente da umidità e/o acidi. Bene, amici, vediamo allora. L'ultima avvertenza, attenzione. La sostituzione di un filtro con un modello equivalente potrebbe comportare un lavoro di adattamento delle tubazioni del refrigerante. Bene, amici, e per questo capitolo filtri è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per essere sempre avvisati di ogni nuovo video in uscita. E mi raccomando, ricordatevi sempre che vi voglio un mondo di bene. Se volete, mettete like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!